Buongiorno a tutti e bentornati in Dolcezza e Magia. Oggi prepariamo un'altra ricetta ricca dei sapori dell'autunno, una deliziosa combinazione di zucca e mela per dei buonissimi muffin perfetti per la colazione. Cominciamo col mescolare tutte le polveri tranne lo zucchero in una ciotola. Io ho usato farina di tipo 2, ma voi potete usare quella che preferite. Farina di avena e farro saranno degli ottimi sostituti. E poi profumiamo con tante spezie: cannella, zenzero, noce moscata, vaniglia. Troverete come sempre tutti gli ingredienti elencati nelle note sotto al video. In una ciotola a parte mescoliamo la polpa di zucca ridotta in purea, lo zucchero, il latte, io ho usato il latte di soia e il succo di limone. Creiamo un buco al centro delle polveri e versiamo dentro la crema alla zucca e mescoliamo delicatamente dal basso verso l'alto. Aggiungiamo una mela grattugiata al nostro profumatissimo impasto e delle noci. A me piace lasciare i pezzetti molto grossi, così non uso il coltello, ma spezzetto i grigli con le mani. Versiamo l'impasto nei pirottini. Quando l'impasto è così denso, io generalmente mi aiuto con un porzionatore per gelato, così metto più o meno la stessa quantità in ogni pirottino. Per completare, una spolverata di zucchero di canna sulla superficie dei nostri muffin alla zucca. Inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Questi muffin sono già buoni serviti semplici, ma diventano deliziosi se farciti con un velo di marmellata di arance o poco burro. Il video di oggi si conclude qui. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto per non perdere i video futuri e se vi va lasciate un like e un commento. Grazie per aver trascorso un po' del vostro tempo con me. A presto!